Salve a tutti ragazzi, io sono Elfio e benvenuti in questo nuovo episodio di Hollow Knight. Ragazzi, non dimenticate che sul mio canale è in corso un super giveaway, cioè in palio un Nintendo 2DS con Mario Kart 7 preinstallato. Partecipare è semplicissimo, basta seguire le regole spiegate nel video che vi lascio qui nelle schede e giù in descrizione. Mi raccomando, partecipate numerosissimi e soprattutto condividete con tutti i vostri amici. Ora però è il momento di andare avanti con Hollow Knight verso il nostro prossimo obiettivo. Iniziamo! Allora ragazzi, sono andato un pochettino in giro nelle caverne fungine e ho visto che ci sono veramente tantissime cose da fare. Sono ritornato da questo mio strano amico, non so se ve lo ricordate, e ho comprato tutto il suo negozio e sostanzialmente lui aveva dei costosissimi amuleti che però se li indossiamo e veniamo colpiti si spaccano, quindi non è proprio un affarone. Adesso vi faccio vedere dove vorrei andare. Voglio andare, ragazzi, lì dove c'è quella maschera, cioè un nuovo guardiano dormiente, non mi ricordo come cavolo si chiamano, però o qualcosa del genere, è talmente tanto vicino a noi che penso che lo possiamo raggiungere veramente molto molto facilmente. Però prima diamo ancora una piccola esplorata qui intorno e andiamo a vedere se c'è qualcos'altro in serbo per noi in queste caverne. Io credo che qui in basso, a giudicare dalla mappa, ci dovrebbe essere qualcosa. Dovrebbe, ragazzi, esserci, sì. Lì in fondo c'è, secondo me, una porta. Andiamo a vedere se c'è una porta che effettivamente si può aprire. O forse no, non saprei. Andiamo a vedere. Ci deve essere, ecco, dovrebbe essere qui su, ma come vedete questa porta non si può aprire, quindi non possiamo passare di qua. Possiamo però scendere ancora più in basso e andare a vedere quella stanza vuota se nasconde qualcosa. Io odio questi cosi, ragazzi, perché sparano delle bombe che sono fortissime. Bisogna stare attentissimi a non farsi colpire da quei cosi, fanno un male cane. Allora, qui c'è una stanza vuota, che cosa c'è? Oh, guardate, c'è un nuovo cavaliere del mondo dei sogni, vediamo cosa ha da dire. Aspetta, figliolo, cosa ti porta qui? Sei venuto per domare queste terre selvagge in rovina? E molti sono venuti per purificare questi luoghi, ma chiunque resti qui troppo a lungo viene consumato. Se anche gli insetti selvaggi che si nascondono sotto di noi, anzi sì, anche gli insetti selvaggi che si nascondono sotto di noi, un tempo erano fieri come te, ma ora non sono altro che mostri. Guardati dai sogni di gloria, figlioro, vattene e non tornare più. Va bene, amico, sfidare il guerriero? Sì. Vediamo che cosa fa. Boom! Utilizziamo i nostri nuovi poteri, ragazzi. Schiviamo le sue mosse. Boom, beccato, e boom, beccato di nuovo. Mamma mia, mi serve un po' di potere adesso, sennò non lo posso sparare con i miei superpoteri. È facilissimo evitare questi suoi attacchi. Boom, di nuovo. Oh mamma, non è sufficiente, ragazzi, ancora non è sufficiente. E boom, spettri urlanti, non era spettri urlanti che si chiamava, mi sa. Boom, beccato. Distrutto, ragazzi, a suon di mazzate con i nostri nuovi poteri magici. Vediamo che cos'altro ha da dire. La mia mente si schiarisce. Stavamo dormendo, figliolo? Ah, ora ricordo, quelle fiere signore erano davvero dei mostri? Ricordo i loro occhi brillanti e vivaci. Allora perché le temevo così tanto? Se in quel viaggio si è diffusa la follia e per colpa mia avevano ragione a cacciarvi. Quando le ho attaccate hanno fatto bene a uccidervi. Ah. Ok, amico, sgancia un po' di quei sigilli che mi servono, non so bene a che cosa. Armonizzazione. Ok, perfetto, quindi anche questa è fatta, ragazzi. Quindi che ne dite di cercare di proseguire verso quel mascherone? Deve esserci una strada che non era possibile percorrere precedentemente perché magari non avevo i poteri adatti a potermi infilare nei cunicoli giusti.
Quindi saliamo di qua. Dovrebbe essere dritto, dritto, dritto da qui. Vediamo, proviamo a volare dritti, dritti da qui. Sarà da qua? No, non è da qua. E nemmeno dritto da qua? Ah, ecco, è più su. Mi sto praticamente perdendo in questi cavoli di funicoli come al solito. Ormai l'acido non lo temiamo. Non lo temiamo. I nemici non li temiamo. Perché abbiamo con noi dei nuovi poteri. Vedete, qui sotto si passa, ragazzi. Infatti l'avevo già vista sta parte, ma non si poteva passare lì sotto perché c'era l'acido. Avete visto come abbiamo sconfitto quel guerriero del sogno così facilmente? Con questi nuovi poteri, ragazzi, nulla ci spaventa. Da qui ci sono già venuto. Sto cascando. Ah no, si deve per forza salire da qui. Ok, pensavo di poter fare il cretino e di poter andare da un'altra parte, ma invece no, si scivola su quel muro. Ok, dovrebbe essere di qui che si va, ragazzi. Stiamo andando bene, secondo me. Vogliamo andare a esplorare anche in basso? Come vedete, ci sono quelle meduse elettriche, non so se ve le ricordate. Fanno parte di alcuni dei più vecchi episodi della serie. Ah, qui c'è l'alberello! Vabbè, dai, prendiamo anche i sigilli di questo alberello. Ci sarà un bel po' da salterellare su questi cosi gommosi. Sicuramente è per farci vedere la strada giusta. Per fortuna c'è il mio amichetto che mi dà una mano. Ok, stiamo andando benone. Sono caduto invece adesso, però direi che va bene. Io credo siano addirittura finite. Non sono finite? L'ultima? Sì, era l'ultima, perfetto. Quindi c'era solo da fare questo strano percorso sui rimbalzelli, i funghelli rimbalzelli. Spariamola con la nostra spada del sogno. Cavernose, bromose, spore nocive, erudita. Parole a caso, follia. Hollow Knight uguale follia. Ok, saliamo. Ok, benissimo, perfetto. Possiamo buttarci in quell'altra zona. Ci sono queste medusine. Ok, quindi ci sono non solo le medusine, ma ci sono. Le medusine mi danno un po' di potere? A quanto pare sì. Ok, bene, perché il potere mi serve a recuperare un po' le energie. Queste farfalline che ci sono qua e là, ragazzi, sono pericolosissime perché sono farfalline elettriche. Io posso passare dove mi pare. Qui si passa. Queste meduse giganti, come voi sapete, sono pericolosissime. E la bestia di Grimm mi sta mettendo in difficoltà. Guardate, le ha fatte esplodere, ha fatto un macello. Io direi che è il caso di levarla di mezzo. Non so se possa essere il caso levarla da mezzo perché. Se fa scattare tutti questi cosi è un bel problema. Guardate, li provoca tutti. Li attacca. È fuori di testa. Ok, proseguiamo dritto da qui. E direi, ragazzi, che ci siamo. C'è il nostro amico. Non mi ricordo assolutamente come si chiama, ma è un grande questo qui. Sì, amico mio, sicuramente. Non è forse pieno di sorprese questo reame? È un edificio sulla sommità di un lago di acido. Malgrado questo spettacolo, non riesco a provare una sensazione di familiarità. Qualcosa si agita nella mia mente, anche se non so ancora bene cosa. Credevo fosse il mio desiderio di esplorare ad avermi condotto qui, ma ora ho la sensazione ci sia un'altra ragione. Questo edificio mi sta chiamando. Benone, amico mio, beh, allora che ne dici di infilarci qua dentro insieme? Io mi avvio. Oh no! Sono ritornato indietro. Ok, rientriamo in questa porta. Qui intorno c'è qualche altra cosa? A quanto pare sì. Sento anche tipo un vermino piangere. Ma è possibile che ci sia un vermino da qualche parte qui? C'è senz'altro la possibilità di partire da qui in alto. Vediamo se voliamo dritto da qui. E voilà, ragazzi, un vermino! Stiamo veramente accumulando un sacco di vermini. Chissà quanti soldoni e quanti premi ci daranno una volta che li andremo di nuovo a trovare. Ok, rientriamo dentro. Archivi dell'erudita! Alla grande, qui dietro si va? No, sono delle luci. Sembrava quasi un buco dove tuffarsi dentro.
Qui c'è una grande stanza. Ci sono una panchina succosissima. Ok, vediamo anche sulla mappa. No, ovviamente la mappa non ce l'ho, te pareva. Ok, quindi dobbiamo esplorare un pochettino questi archivi dell'erudita. Mamma mia, credevo di essere già caduto sulla testa di quella medusina. Qui ci sono cosi elettrici da tutte le parti. Io posso bene o male passare, ragazzi, perché ho anche il potere. Mamma mia, sei pericoloso. Ok, ragazzi, anche se di grande aiuto, il nostro mostrino qui risulta essere un pochettino pericoloso, perché se provoca tutte queste meduse fa un macello, ragazzi. Se le becca fa un macello. Lui, guardate, li vuole assolutamente beccare. Ed ecco qui che mi sta causando un sacco di problemi. Quindi io direi che la prima cosa da fare adesso è scappare subito alla panchina, prima che questo coso mi faccia morire. Ok, subito alla panchina. Riprendiamo le forze e leviamo subito il nostro amico mostrino, che sebbene sia fortissimo e di grande aiuto, qui fa solo casini. Quindi cambiamo il set degli amuleti. Abbiamo 2 di spazio, quindi possiamo mettere magari qualcosa che ci possa aiutare, come per esempio qualcosa che costi 2 o qualcosa che costi 1. Possiamo ottenere questo. Aculeo rapido no, aculeo lungo no. Direi che possiamo mettere dentro un paio di cose utili, tipo le spine, che mi gustano per essere più forti. Anzi no, mettiamo dentro, secondo me, mettiamo questo qui per le abilità che diventano più forti. Mentre le cose che indossa viene schermato, no. Evoca uno scudo, no. Troppo costo. E quindi direi che l'amuleto che mettiamo poi è questo qui, per recuperare un pochettino più di potere magico. La bussola purtroppo per il momento la devo lasciare dentro, perché altrimenti non so dove diamine sto andando all'interno di questo cunicolo. Anche se, non avendo la mappa, lascia un po' il tempo che trova questa faccenda. Ok, è meglio attaccare quello che si può attaccare per avere un pochettino di potere magico, e lasciar stare quelli pericolosi per non avere poi problemi. Quelli lì pericolosi, ragazzi, sono quelli grandi, che quando vengono disturbati diventano aggressivissimi. Qui si fa il giro dall'altra parte, per caso? Sì. E a quanto pare è praticamente impossibile muoversi da questo lato. Vediamo se riesco con il tempismo giusto. A quanto pare sì. Ed è semplicemente il giro dall'altra parte, credo. Niente di speciale. Vediamo se qui in alto ho lasciato indietro qualcosa. Da qui sembra che ci sia. No, niente, ok, quindi perfetto. Ho fatto solo il giro. Mamma, mi sono buttato nell'elettricità. Ok, direi che adesso possiamo proseguire. Occhio, quelli pericolosi. Devo scendere giù, devo venire da qua. Quindi sto sbagliando. Ok, giù da qui. Perfetto. Da qui e poi ancora giù. Cosa c'è qui? Madonna, ragazzi, mi sono messo in un guaio. C'è un boss, mi sa. Si chiama Umu ed è chiaramente a tema elettricità. È cattivissimo. Spara dell'elettricità che a quanto pare mi segue, ragazzi, quindi devo scappare per evitarla. E poi mette in giro tutti questi cosi elettrici nel momento più sbagliato. Ma c'è il mio amico! Wow, il mio amico l'ha fatto male! È stato lui a farlo male. Mamma mia, però non ho avuto il tempismo giusto. L'ho picchiato veramente poco e sta continuando ad attaccare con l'elettricità. Però il nostro amico aveva avuto ragione. È lui che deve aiutarmi. Guardate, è agitatissimo. Guardate, cassa! Boom. Ok, colpiamola più non posso quando il nostro amico ci protegge. No, qui è l'esplosione. Sì, amico mio. Sì, Nechino, cavolo. Fortissimo sto bestio. Questa specie di Metroid, ragazzi.
E spariamolo prima che diventi di nuovo forte. Però secondo me non sto procedendo nel modo giusto, perché dovrei cercare di accumulare più potere magico. Però è meglio scappare quando si può e picchiare quando invece... Ok, adesso... No, mi sono buttato nell'acqua. Pensavo... Un echino, cavolo. Cerco di stare attento ai suoi consigli, ma a quanto pare non riesco ad avere il tempismo giusto. Ok, vediamo se adesso... Oh, meno male, mi sono ritrovato nel punto giusto. Cassa, fallo male, dai. Boom, ok, ancora, sembra che non sia sufficiente, ragazzi. Perfetto, di nuovo mi sono ritrovato nel punto giusto. Vediamo che attacco farà adesso quello lì che mi spara l'elettricità addosso. È diventato più veloce, ragazzi, mi carico. Casà, vai, picchialo. Ok, non... io ho fatto quasi un cavolo, mi sto mettendo a rischio. Mi sono ritrovato nel punto giusto. Ok, sono veramente fortunato. Di nuovo, perfetto. Adesso mi inseguirà. Sì, mi sta infatti inseguendo con una discreta velocità. Sono riuscito a scappare. Vediamo. Vai, fallo male. Preso. Credo... No, credevo di averlo sconfitto, ragazzi. Invece... veloce. Mamma mia, è diventato velocissimo. L'ho evitato per un pelo. Ok, per fortuna di nuovo tutto a posto. Ah, mi sta inseguendo. Un'altra volta, questi posi sono più pericolosi. Vediamo. Dai, è il nostro momento. Dai, un altro colpo. L'ha preso? No, si è curato. Cioè, curato, si è protetto con il suo scudo. E devo scappare adesso e ricaricarmi un po'. Mamma, se mi viene addosso mi fa male. Ok, ci siamo. Ricarico adesso che posto. Dai, fallo male, amico. Ma devi farlo più male. Io devo essere più veloce. Cavolo, gli sto dando troppe poche mazzate. No! No, sto rischiando di perdere, ragazzi. Ok, via. Ok, bene, vai, casà. Picchialo. Perfetto. Ok, l'ho sconfitto, mamma mia. Difficilissimo. Con soltanto due teschietti lasciati, ragazzi. Mamma mia, fortissimo il nostro amico. E dove è andato? Chissà adesso dove si è infilato. È stato fondamentale per vincere questo scontro. Se non fosse stato per lui, io non avrei potuto attaccare quel mostraccio. Vediamo se dall'altra parte c'è qualcosa. No, sembra che ci sia da scendere verso il basso in qualche modo. Da un lato o dall'altro dovrebbe essere più o meno la stessa cosa, credo. Che si ricongiunga il tutto. Infatti qui dovrebbe essere l'altro, no, invece no. L'altra discesa è da qui, ragazzi. Era da qui l'altra discesa. Esploriamo un po', vediamo qui intorno che cosa c'è. Ci sono... c'è qualcosa da esaminare. Luce regale, sviluppo uguale flusso, omnipensante, bestia, antica luce, essenza, sogno, regressione, nonostante, aba... luce regale k antilupa, non si capisce niente, fratelli. Ok, flusso pensante, aba sogno, liberare tir, regressione fine. Chiarissimo, molto chiaro, amico, tutto molto chiaro. Ma è qui il punto? Sì, ok, qui si ritorna alla stanza dove abbiamo sconfitto quella specie di Metroid. Vediamo se da qui c'è qualcos'altro. Stanza segreta forse? No, niente. Quindi ok, possiamo proseguire da qui. Andiamo qui su, dovrebbe esserci qualcosa di nuovo. E infatti c'è qualcosa, ragazzi. Dovrebbe essere il coso dormiente che stavamo cercando. Eh sì, è proprio così, ragazzi. Possiamo esaminare, c'è una pozza. Vediamo all'interno che cosa c'è. Qualcosa brilla nella capsula.
Ah, il nostro amico, vediamo che ci dice. Ascolta. Sentiamoci pure. Certo, amico mio. Dunque, lei ha chiamato anche te. Ho capito che non è una coincidenza se siamo arrivati insieme. Anche se la mia memoria è in gran parte perduta, questo posto lo ricordo. In queste camere l'erudita ha cercato di conservare tutto il sapere del reame e al centro ha conservato se stessa. Sì, amico mio, per salvare il nido sacro l'erudita è divenuta di propria volontà un sigillo, ma ha posto una protezione supplementare intorno a lei. Anche se non riesco a ricordare cosa sia successo, ho la certezza di aver avuto un ruolo in questa impresa. Ora lei mi ha richiamato qui per invertire questa protezione. Tutto questo per poter venire in tuo aiuto. Perfetto, vediamo cosa fa. Si è tolto la maschera, perché ragazzi, in realtà questa specie di samurai aveva la maschera dell'erudita, l'aveva lui. Vediamo che altro ci dice. Non esitare, la scelta di riprendere forma è stata sua, non mia. Sa cosa ha intenzione di fare e sembra accettarlo. Perfetto. Ok, esaminiamo. Una figura dorme nella capsula. Ragazzi, a rigor di logica dobbiamo colpirla con la nostra spadona. Boom! E vediamo che cosa succede. Andiamo nel mondo del sogno. E nel mondo del sogno incontreremo l'erudita. E possiamo parlarle per vedere che cosa ha da dirci. Oh, guardate che forma strana. È una medusotta. Vediamo cosa ha da dire. A quanto pare nulla. Possiamo colpirla con la nostra spada e vedere che cosa dice. Per la diversità, un sigillo. Vediamo che altro dice. Un mondo per sempre immutabile. I sigilli devono essere infranti. Lo sto facendo, amici miei, ci sto provando. Per sempre. Per sempre. Picchiamola come abbiamo fatto con quell'altro. Purtroppo dobbiamo spezzare il sigillo, amica mia. E adesso dobbiamo caricarci e assorbire il suo potere come abbiamo fatto con l'altro guardiano. E vediamo adesso che cosa succede, ragazzi. Abbiamo recuperato e anzi distrutto un altro sigillo. Boom, si infrange, si è infranto, ragazzi. Ok. Erudito. Siamo diventati eruditi. E si rompe un altro sigillo per questo posto che chissà dove si trova, non me lo ricordo affatto, c'era un portone del genere ma non mi ricordo dove si trova, lo dovremo poi cercare una volta rotti tutti i sigilli. Quindi ragazzi, importantissimo, ci manca solo un ultimo sigillo da rompere, vediamo se il nostro amico ci dice qualcos'altro. La vita di Madama si è estinta e adesso il suo sigillo è spezzato, è stata un'impresa ardua ma ho assistito alle tue prodezze e anche a lei... Anche lei ti ha ritenuto capace. Rimettiti in marcia dunque e lasciami riposare un po'. Ora che questo atto è compiuto inizio a sentire il peso dei miei anni. Ok, ci ha dato una grossa mano. Benissimo ragazzi, direi che per oggi abbiamo fatto decisamente abbastanza. Possiamo fermarci qui. Io quindi vi saluto e vi do appuntamento al prossimo episodio di questa serie. E come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete già iscritti, di lasciarmi un commento sotto questo video e di spaccare quel pulsante like. Ciao!